occorre che il Presidente Polk chiarisca qual è la sua posizione e come intende prendere in mano il governo di questo ente. Ci sono tanti temi amministrativi che vanno risolti e velocemente, e quindi se il Presidente è in grado di dare queste risposte le dia, altrimenti bisognerà prendere delle decisioni un pochino più drastiche, perché questo non è il modo di lavorare, non è serio. Noi siamo un gruppo politico e non siamo sorretti da partiti, ma siamo dei professionisti, dei cittadini che si danno da fare per far lavorare bene un ente, e sinceramente ci sentiamo mancati di rispetto. Noi abbiamo convocato questa conferenza stampa per fare un po' chiarezza su una vicenda che davvero sta diventando un po' kafkiana. Come coordinamento delle liste civiche della provincia di Arezzo e come gruppo consiliare Patto Civico Intratevere Tarno, intanto sentiamo di dissociarsi dal modus operandi del Presidente Pulcri. Eletto, lo vogliamo ricordare a tutti e soprattutto a chi ha insinuato negli ultimi giorni sugli organi di informazione, da una maggioranza trasversale che si è manifestata nelle urne e che ha coinvolto anche esponenti del centrodestra. Un presidente che nel candidarsi si dichiarò libero e fuori da ogni condizionamento dei partiti e che voleva caratterizzarsi solamente per le proprie capacità progettuali e che appena dopo 3 mesi invece si è dimostrato ostaggio degli stessi partiti che hanno grandi responsabilità adesso nel bloccare l'attività della provincia. Un presidente che ha abdicato al ruolo che aveva promesso di rendere la provincia, sono parole sue, la casa dei comuni, e che ha deliberatamente messo in un angolo il territorio per occuparsi solo ed esclusivamente di inseguire accordi tra mezzi uomini. La provincia di Arezzo crediamo che meriti di meglio. Si governa in un modo diverso. Allora, noi non ci sentiamo responsabili. Il centrodestra si è diviso durante le elezioni, oggi fa un balletto incredibile. Facciamo un attimo un resoconto. C'è un mediatore, ci sembra di capire, quello del palazzo qua di fronte, il sindaco Ghinelli, un mediatore internazionale, perché forse questa mediazione arriva con interurbane e non con telefonate, diciamo, da palazzo a palazzo, ci si potrebbe incontrare, ma probabilmente in questo periodo sono interurbane, quindi è una mediazione di livello internazionale. Poi, e queste dovrebbero essere le colombe, poi c'è Fratelli d'Italia. Per me la questione di Fratelli d'Italia è incredibile. Si vota il bilancio e poi si ha il Pulcri a scadenza come lo yogurt fino a settembre. No, scusate, che posizione è questa? Tra l'altro sembra anche, come dire, nascondere qualcosa, perché o che posizione è di dire a un presidente, si dice, guarda, si vota il bilancio, si manda l'ente e poi ti dimetti il giorno dopo. No, una posizione intermedia. E poi, devo dire, c'è la Lega, viva Dio. La Lega è un partito identitario, coriaceo, in questo territorio si è un po' imborghesito, arriva una linea di coerenza. Non si parla di politica, per carità, però quantomeno di coerenza. E credo che la Lega e la consigliera Santoni non torneranno indietro, che insomma, altrimenti se qualcuno tornasse indietro significa che già si sta ragionando di accordi sulla futura provincia, sul futuro comune, sulle elezioni del 2024, quindi credo che non si tornerà indietro. Abbia coraggio, Presidente Pulcri. Se lo avrà, noi continueremo ad esserci, come ci siamo stati finora. Inizi ad esercitare il ruolo per il quale è stato eletto, rompendo i veti incrociati dei vari capi bastone che in queste settimane hanno dato solamente il peggio di sé. Non ci sono le condizioni? Se ne tragga le conseguenze.